Cari amici, la buonasera. Eccoci per la quarta domenica di Avvento a riflettere sui testi della liturgia che la Chiesa ci suggerisce in questa giornata di domenica e che prelude chiaramente alla domenica successiva quando sarà Natale. La prima lettura è ricavata dal libro del profeta Isaia. Leggo. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Questa è la profezia di Isaia. E il nome Emanuele è chiaro che il suo significato è quello di Dio con noi. Dio che viene, Dio che, come potremmo dire, abita in mezzo a noi, Emanuele, Dio con noi. E questo Emanuele, questo figlio, ha una madre che ha concepito da vergine ed è partorito rimanendo vergine. È quello che noi esprimiamo nella nostra fede quando diciamo la sempre Vergine Maria. E in che senso questo è un segno? È un segno perché noi ben sappiamo che la concezione e il parto non possono verificarsi rimanendo vergine e quindi è possibile solo per l'intervento miracoloso di Dio, il quale, essendo onnipotente, non è limitato da nessuna delle circostanze materiali nelle quali si viene a svolgere la nostra vita. Ed allora era come se il profeta dicesse ad Acaz: guarda che Dio è capace di far nascere da una vergine un figlio, perché Dio è l'Onnipotente, quindi Dio viene in tuo soccorso. Acaz si rifiuta e sbaglia, perché dover rifiutare l'intervento di Dio che salva. Noi invece accettiamo, noi lo invochiamo, l'intervento di Dio per la nostra salvezza. Ed è proprio questo, miei cari amici, il prodigio di Natale. Dio che viene, Dio che interviene nella nostra storia. Per cui la nostra fede in Gesù non appartiene alle ideologie e alle culture, ma direi appartiene alla cronaca, ai fatti. Andiamo adesso alla seconda lettura. È San Paolo che scrive ai Romani e siamo proprio all'inizio di questa lettera. Ci vengono oggi suggeriti i primi 7 versetti. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio, e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore
Gesù Cristo. Qui è chiaro che c'è una proclamazione della divinità di Gesù. Infatti, l'Apostolo Paolo è come se presentasse se stesso e il senso della sua vita, e si presenta subito come servo di Cristo Gesù. Notate questa inversione: servo di Gesù Cristo, servo di Cristo Gesù, dice San Paolo. Ed ha un significato questa inversione, perché la funzione di Messia si radica nel nome, nella realtà di Gesù. Ora San Paolo si dichiara apostolo di Gesù a servizio del Vangelo. Qual è il Vangelo? Il Vangelo è il Vangelo della salvezza, è la buona notizia che Dio viene in nostro aiuto. E di Gesù, ecco quello che dice. Dice che Gesù è costituito figlio di Dio, non per volontà esterna, ma per natura sua. Gesù nasce ed è non soltanto un uomo. Gesù è, prima ancora di nascere da Maria, e come tale nel suo essere è costituito, quindi stabilmente, come figlio di Dio. Gesù Cristo, nostro Signore. Questo è il Vangelo che San Paolo annuncia. E in questo Vangelo c'è la nostra fede. Ora, proprio quando parla di Gesù, dice San Paolo che Gesù nasce dal seme di Davide secondo la carne. Quindi c'è una discendenza, c'è un seme che cammina a partire da Davide e arrivare proprio a Gesù. C'è come una vita che si diffonde dalla sua remota origine, che è appunto Davide, sino proprio a Gesù, del quale dice, ecco, dice che è nato da donna. Tutto questo di che cosa ci convince? Della reale umanità di Gesù. E quindi quando noi parliamo di Gesù, noi ci troviamo non semplicemente di fronte a un uomo, non semplicemente di fronte alla divinità, ma noi siamo di fronte a Dio che diviene uomo. Siamo di fronte a Gesù che è uomo Dio. Ed è per questo che San Paolo può augurare ai cristiani del suo tempo, e quindi anche a noi, la grazia e la pace che ci sono meritati da Gesù. Andiamo adesso alla terza lettura, il Vangelo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. E quindi Giuseppe sposa Maria, e sposa Maria dopo momenti di grande perplessità. Come mai Maria è incinta? Si trova di fronte a un fatto al quale si sente estraneo e quindi vorrebbe tirarsi indietro, senza fare alcun danno a Maria. Si vede l'uomo innamorato che non intende danneggiare per nessun motivo al mondo la persona che ama. Ma appena Giuseppe si trova di fronte alla spiegazione che dà l'angelo, Giuseppe, del quale dice il Vangelo che era uomo giusto, Giuseppe obbedisce all'angelo, non ha più remore, e sposa Maria e diventerà il difensore della sua dignità di donna, diventerà il custode di Gesù, dedicherà la sua vita ad amare Gesù e Maria. Qui noi abbiamo un modello di vita, cioè noi cristiani dobbiamo avere questa devozione a Maria e a Gesù come l'ha avuta San Giuseppe, con lo stesso cuore, con lo stesso affetto. Ma io questa sera vorrei spostare la nostra riflessione su un altro piano. Su questo ci siamo, cioè dire: noi dobbiamo voler bene a Gesù e alla Madonna Santissima. Su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo, o almeno faremo in modo di diventarlo tutti d'accordo. Vorrei invece invitarvi a riflettere sul fatto in se stesso. Di fronte a che cosa ci troviamo? Siamo di fronte a un racconto, ed è un racconto di cronaca. C'è una città, c'è una famiglia in formazione, c'è un matrimonio, c'è un pensiero incerto, c'è un superamento di tutto quanto questo. Siamo di fronte a quello che giustamente possiamo chiamare la storia. Ora, è vero che nel cristianesimo c'è una dottrina e quindi c'è una teologia, la quale implica una filosofia. È anche vero che il cristianesimo ha prodotto tutta una cultura. Da 2000 anni la cultura cristiana è indubbiamente quella che ha plasmato il mondo a riguardo. Nasce un problema. Negano questa verità del cristianesimo tante persone. Potrei ricordare Baruch Spinoza, Reimarus nel 1600. Potremmo ricordare l'illuminismo, il grande filosofo Hegel, tutta la sua scuola, la teologia liberale protestante, i quali affermano che quando si tratta di Gesù noi siamo di fronte a un mito, e quindi il cristianesimo
viene ridotto o a una filosofia o a una religione fantastica. Nell'un caso e nell'altro il cristianesimo è negato nella sua realtà e nella sua verità. Ed allora qual è lo specifico del cristianesimo? Quello di trovarsi di fronte a un fatto. I fatti si possono rifiutare, ma i fatti non si possono negare. E quindi chi nega il cristianesimo non è che ha una filosofia diversa dal cristianesimo, rifiuta un fatto che è un elemento della storia, è un elemento della realtà. Questo, miei cari amici, che cosa comporta? Comporta una verità per noi grandissima e preziosissima. Perché se il cristianesimo fosse il prodotto di una elucubrazione mentale, il cristianesimo sarebbe una creazione umana, bella, buona, ma sarebbe sullo stesso piano del buddismo, dell'islamismo, di ogni altra forma religiosa. Non è così il cristianesimo. Il cristianesimo nasce da un fatto, quale? La nascita di Gesù a Betlemme. E questo bimbo che nasce, figlio di Maria, è il figlio dell'Eterno Padre ed è Dio e uomo. Noi cristiani non possiamo farci privare di questa verità radicata nella storia. Non è il cristianesimo l'elaborazione di una dottrina, è anche questo, ma questo viene in secondo piano ed è prodotta la dottrina dal fatto. Quindi prima noi abbiamo Gesù che nasce, realtà storica, e poi abbiamo la dottrina. Ma tu, Signore, chi sei? Perché? Ed è da queste domande che nascerà la teologia, ma la teologia è prodotta dalla storia, non è il contrario, non è la teologia che produce la storia. Dovessimo perdere questa dimensione di verità storica del cristianesimo, avremmo smarrito il cuore del cristianesimo. Allora Natale, noi, ecco, ricordiamo un avvenimento, un compleanno, se così possiamo dire. E un compleanno non è un'idea, è un fatto. E la nostra religiosità si esprime in questo fatto che ci rivela l'amore di Dio per noi e ci impegna ad amare Dio con tutto il nostro cuore. Voglio farvi conoscere e quindi anche apprezzare, ammirare la figura di un santo della Russia. Parlo di Sant' Alessandro Nevskij. Questo santo è stato un guerriero, è stato anche un principe ed è stato un uomo di santa vita, quindi ha unito in sé tre dimensioni. Principe di quale città? Principe di Novgorod, guerriero perché ha combattuto contro le invasioni che la Russia subiva da parte degli occidentali, gli svedesi prima e i tedeschi dopo. I tedeschi attraverso l'ordine teutonico, l'ordine dei cavalieri teutonici, una specie di crociate che anziché combattere nella Palestina per il Santo Sepolcro, combattevano nell'Europa settentrionale creando un gran principato che si estendeva dall'attuale Berlino fin verso
diremmo l'attuale Mosca, non proprio lì vicino, ma comunque la direzione era proprio questa. Si trova come tra due fuochi. Da una parte questi eserciti che vengono dall'Occidente e dall'altra parte l'orda d'oro, così chiamata, dei mongoli che provengono appunto dall'Oriente. Lui combatte duramente contro gli occidentali e li vince. Invece trova un accordo stabile con l'orda d'oro, dalla quale ottiene, a seguito di pagamento di tributo, una sorta di autonomia che gli consente di garantire una vita serena a tutta la popolazione. Ecco allora che noi abbiamo in quest'uomo, da una parte il militare, che dove può vincere combatte, dall'altra parte il politico, che dove comprende che non può vincere arriva a patti ed è fedele ai patti. È stato quindi un difensore della cristianità che si andava formando in Russia. In Russia il cristianesimo c'è da 1000 anni e questo santo, Alessandro Nevskij, vive nel 1200 all'incirca. Siamo proprio in questo periodo. Infatti sarà poi canonizzato nel 1381. A questo punto io vi inviterei a fare una riflessione. Ma allora, si può essere buoni cittadini e buoni cristiani? O meglio, si deve essere? Così, questo Alessandro Nevskij, dice il nome Nevskij, non è il cognome suo di famiglia. Nevskij è un titolo che gli hanno dato perché sconfisse gli svedesi sulle rive del fiume Neva, dove poi sorgerà appunto la città di San Pietroburgo per iniziativa di Pietro il Grande nel 1700, il quale sarà molto devoto di questo santo Alessandro Nevskij. Quindi dicevo, si può essere dei buoni cristiani ed anche dei buoni guerrieri, amare la propria patria e vivere una vita buona di carattere religioso. Certo, se uno dovesse andare a cercare le guerre e fare guerre di conquista, questo non sarebbe giusto. Ma una guerra di difesa del proprio paese, del proprio territorio, per conservare la pace, la serenità, la libertà, la vita, ecco, questo appunto è doveroso. E noi abbiamo nella Chiesa orientale, la Chiesa ortodossa della Russia, abbiamo proprio questi esempi di santi che hanno vissuto non semplicemente una vita di pietà, di religiosità, ma hanno vissuto una vita concreta, civile, militare, ma il tutto a servizio della libertà e della dignità dell'uomo. Indubbiamente questo è un discorso molto valido per quel periodo. Oggi non è la stessa cosa, perché le guerre sono molto più crudeli di un tempo, si mira all'annientamento dell'avversario. Ecco perché diventa complicato conciliare insieme una vita buona con una vita da guerriero. Ma teniamo questa linea generale. Combattere per conquistare? No. Ma combattere per difendere se stessi, la propria patria, la propria storia, la propria cultura, la propria religione, questo è certamente giusto. Santo Alessandro Nevskij, che ci protegga e ci sia di guida in questo periodo che non è certamente facile per la nostra storia.
Ed ora, miei cari amici, una riflessione vorrei continuare con voi prendendo spunto da alcuni fatti di cronaca, specialmente fatti di cronaca un pochino lontani da noi. Che cosa state vedendo attualmente? State vedendo un monumento in Francia, che è una statua eretta in nome di Giovanni Paolo II. Questa statua, circondata da quest'arco, sormontata dalla croce, per decisione del governo è stata tolta laddove la città l'aveva posta. Perché? Perché è giudicata un segno religioso che ostenta la religiosità. Cioè, questo episodio della statua del Papa Giovanni Paolo II, che il governo francese del ministro, del presidente, meglio, Hollande, ha fatto togliere, è uno dei tanti casi in cui si sta procedendo in Francia a decattolicizzare il territorio francese. Di che si tratta? Noi, per esempio, andando alle vigne, incontriamo alla luna in quella contrada un altarino. Salendo ancora più su, incontrata Donna Iacieli, ne incontriamo un altro altarino. In Francia una cosa del genere è vietata, e quindi tutti i segni della fede cristiana che ci sono state, sono un'eredità del passato, vengono distrutti per legge. Vi leggo da questo giornale alcuni elementi, guardate. Adesso è la statua della Madonna a mandare nel panico la Francia di sinistra laicista. A una città nella Francia orientale è stato ordinato di rimuovere una statua della Vergine Maria. Un tribunale amministrativo ha ordinato al comune di Publier, nella regione dell'Alta Savoia, di rimuovere l'immagine religiosa che esisteva in un parco pubblico dal 2011. Nella città di Hénin-Beaumont, anche un piccolo presepe natalizio ha violato il principio di neutralità, secondo il Tribunale di Lilla. Il Consiglio di Stato ha appena stabilito che l'installazione temporanea di presepi su iniziativa di un personaggio pubblico in un luogo pubblico è legale se ha un valore culturale, artistico, di festa, ma non se esprime il riconoscimento di un culto o di una preferenza religiosa. Quindi presepio, elemento culturale, va bene se per iniziativa dello Stato, ma va male se dovesse essere espressione di fede personale. Beh, ma questo si chiama, in altri termini, questo si chiama persecuzione del cristianesimo. E la Francia è colei che ha fatto scuola, cioè tutte le persecuzioni contro il cristianesimo sono nate dalla Francia. Quello che la Francia ha fatto nel 1789 fino al 1800, quando prenderà il potere Napoleone, quindi in quei 10 anni, ha fatto scuola per tutto l'Ottocento. Ha fatto scuola in Spagna, ha fatto scuola in Russia, a Cuba con Fidel Castro, in tutto il mondo. Ed è stata quella cultura chiamata giacobina, per cui, dato che il governo è ateo, allora bisogna togliere tutti i segni della religiosità cristiana dal territorio francese. Come mai avviene una cosa del genere? Avviene per un equivoco che vorrei chiarire.
è l'equivoco riguardante una parola, la laicità. La laicità ha due aspetti, un aspetto, diciamo, credibile e un altro aspetto che è invece terribile. Cerco di spiegarmi meglio. La laicità rifiuta la religiosità appellandosi alla ragione e quindi intende che il governo di una città, di un territorio, sia fatto alla luce della ragione e non di una fede religiosa. Se questo viene a significare che bisogna far leva su ciò che è ragionevole, allora la laicità è un bene. Domanda: è ragionevole rispettare la libertà delle persone? Sì. È ragionevole non opprimere la libertà religiosa? Sì. Ed allora la laicità diventa tolleranza, diventa rispetto delle opinioni delle persone. La laicità garantisce, e in questo senso è accettabile, garantisce il rispetto delle credenze che i singoli cittadini si trovano ad avere. Lo Stato, cioè, non si infeuda a una confessione religiosa, ma le rispetta tutte, perché tutte vengono considerate espressioni della libertà dell'uomo. In questo senso la laicità è un valore. Non è così in Francia. È così, in un certo senso, in Italia. È così soprattutto nei paesi di tradizione anglosassone. In Francia non è così. In Francia si fa questo ragionamento. La ragione esclude la religiosità e quindi la ragione deve combattere la religiosità. Questa è la maniera di pensare dei giacobini. Giacobini si intendono quel gruppo di rivoluzionari francesi che si riunivano nel convento di Saint-Jacques. Jacques in latino si dice Jacobus e da qui giacobini. Vengono chiamati questo club che operò con la guida di Robespierre per circa 3 anni durante la rivoluzione francese. Poi ci sarà un colpo di Stato e i giacobini saranno messi fuori e da allora in poi cominceranno i governi piuttosto moderati in Francia fino a quando il potere passerà nelle mani di Napoleone. E così la rivoluzione francese, che proclamava la libertà, l'eguaglianza, la fraternità, si conclude con un impero, cioè dire con il cesarismo di Napoleone Bonaparte, ed aveva già operato tanto contro la fraternità, contro la libertà e l'eguaglianza, con la sua politica di scristianizzazione. Questo che la Francia ha vissuto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si è riprodotto periodicamente nella stessa Francia, per esempio 1905 con la legge della laicità. E poi man mano, quando in Francia sono al potere i socialisti o in genere la sinistra, si riprende questo costume laicista di ostilità nei confronti della religione. Ora, se noi parliamo di ciò che è ragionevole, noi dobbiamo dire che è ragionevole rispettare la libertà delle persone. E tra queste libertà va rispettata anche la libertà religiosa. Invece, nella laicité alla francese, il ragionamento è un altro. Siccome la religiosità è un fatto negativo, essa non deve avere spazio pubblico in nessun senso, neanche
nella toponomastica, nelle vie, nelle campane e così via. E questo diventa che cosa? Diventa persecuzione. Ed allora, se io perseguito l'uomo religioso per la sua religiosità, io sto eliminando la libertà della persona. È per questo che la laicità è stata come l'incubatrice delle posizioni totalitarie che si sono verificate nella storia dell'Europa. E non esagero, ma dico che il totalitarismo comunista, il totalitarismo nazista hanno la loro giustificazione nella Rivoluzione francese. Basta semplicemente cambiare qualche parola. Il ragionamento è quello. Prendiamo per esempio Hitler. Bene, se noi diciamo che lo Stato deve essere al servizio di un popolo che si caratterizza per il suo sangue, coloro che non hanno quel sangue non hanno diritto di far parte di quel popolo e quindi vengono sterminati. Auschwitz. Oppure lo stesso ragionamento. Se noi diciamo che la verità si trova in una ideologia, quella comunista, coloro che non vogliono accettare questa ideologia sono dei nemici che vanno annientati. Ed è quello che si è verificato e si verifica ancora oggi nei paesi a reggenza comunista. Allora, che cosa noi dobbiamo pensare? Noi dobbiamo pensare di far valere la ragione della libertà per ogni uomo. Non semplicemente per il cattolico, è ogni uomo che ha diritto alla libertà religiosa. L'unica limitazione ragionevole è quando nell'attività religiosa si recasse turbamento all'ordine pubblico o si compromettesse la pubblica moralità, perché l'una e l'altra cosa sono un bene. Ma diciamocelo tranquillamente, che male c'è in un'immagine sacra esposta, in un altarino lì per la compagna? Tu sei credente, ti fermi e preghi, quello credente non è, tira dritto per la sua strada, non ci fa neanche caso. Dobbiamo augurarci che il giacobinismo francese non superi i confini della Francia, ma soprattutto che finisca anche nella stessa Francia. Peccato, la douce France rimanere legata al giacobinismo di fine Settecento. Ma ne è passata di acqua sotto i ponti della Senna. Via, che ci trascini pure il giacobinismo. Auguro a tutti la buona sera, a ben rivederci. Salve. Oggi ritorniamo nel mondo latino con San Cromazio di Aquileia, che è stato vescovo di questa città dal 388, quando la città aveva già maturato una storia gloriosa di fedeltà al Vangelo. Pensiamo alle persecuzioni di Decio, di Valeriano, di Diocleziano, che avevano mietuto un gran numero di martiri. Inoltre, Aquileia si era già misurata con la minaccia della eresia ariana e lo stesso Atanasio, che gli ariani avevano cacciato in esilio, per qualche tempo vi aveva trovato rifugio. Nel 381 Aquileia fu sede di un sinodo che era stato convocato per eliminare, per debellare gli ultimi residui dell'arianesimo in Occidente. E a questo sinodo prese parte anche Cromazio, proprio in quanto vescovo di Aquileia. Questi anni possono essere considerati come l'età d'oro della comunità. Vi soggiornarono San Girolamo e Rufino e ne parlano come di un coro di beati.
In questo cenacolo si formarono le più notevoli personalità delle chiese dell'Alto Adriatico. Comunque già nella sua famiglia Cromazio aveva imparato a conoscere e ad amare Gesù. San Girolamo scrive a proposito: il beato Cromazio e suo fratello Eusebio erano fratelli per il vincolo di sangue, non meno che per l'identità degli ideali, quindi è vissuto in una famiglia di santi in pratica. Cromazio fu ordinato prima diacono, poi presbitero, infine vescovo, dal vescovo Ambrogio, ed era vescovo di un territorio molto ampio, vastissimo, immaginatevi che comprendeva l'attuale Svizzera, la Baviera, l'Austria, la Slovenia, fino all'Ungheria. Fu molto conosciuto e stimato all'epoca, eppure nonostante ciò, a causa della precaria situazione politica, morì in esilio a Grado, mentre cercava di scampare alle scorrerie dei barbari. Infatti, Aquileia era una città molto importante dell'impero romano e attirava quindi le mire dei Goti, degli Unni, e le loro invasioni causarono lutti, devastazioni, e vennero distrutti e andarono disperse molte opere dei padri che erano conservate nelle biblioteche episcopali, che erano ricche di codici. Andarono dispersi anche gli scritti di Cromazio, che finirono un po' qua, un po' là, e che spesso poi vennero attribuiti ad altri autori, come San Giovanni Crisostomo, oppure ad Ambrogio, allo stesso Agostino, a San Girolamo. La riscoperta di gran parte delle opere di Cromazio è stata abbastanza fortunosa ed è relativamente recente. Possediamo con sicurezza 40 suoi sermoni e 60 commenti al Vangelo di Marco. Il primo impegno del nostro autore fu quello di porsi prima di tutto in ascolto della parola di Dio per poi annunciarla. Nel suo insegnamento parte sempre dalla Bibbia, dalla parola di Dio. I suoi temi più cari sono stati il mistero della Trinità, che si rivela lungo tutta la storia della salvezza, l'azione e la presenza dello Spirito Santo nella vita della Chiesa, e poi con particolare insistenza torna sul mistero di Cristo, che è il Verbo incarnato e quindi vero Dio e vero uomo, quindi ha assunto pienamente, integralmente l'umanità per poter fare dono all'uomo della divinità. C'è questa grande sottolineatura della umanità di Gesù che lo porta di conseguenza a parlare della Vergine Maria, perché l'incarnazione è stato reso possibile proprio dal suo sì. E Maria viene definita come la Vergine evangelica capace di accogliere Dio. Cromazio mette poi spesso la Vergine in relazione con la Chiesa, perché entrambe sono madri. L'ecclesiologia sua si è sviluppata soprattutto nel commento al Vangelo di San Matteo. La Chiesa viene definita unica, quindi non ci sono tante comunità, ma c'è un'unica Chiesa, è nata dal sangue di Cristo ed è là dove fioriscono fratellanza e concordia. Usa spesso un'immagine particolare: la Chiesa è come una nave in un mare in tempesta, il mare in tempesta è con la nostra vita, la nostra esistenza, e la Chiesa ci dà sicurezza, ci dà salvezza. Egli parla a sua gente con un linguaggio a volte colorito, spesso popolare, ricco di immagini comprensibili. In un periodo burrascoso come quello in cui lui è vissuto, funestato dalle scorrerie dei barbari, egli sa mettersi a fianco dei suoi fedeli per rassicurarli, per confortarli e aprirne l'anima alla fiducia in Dio. In un suo sermone, in una sua predica, raccomanda: preghiamo il Signore con tutto il cuore di liberarci dalle incursioni dei nemici, da ogni timore degli avversari. E poi aggiunge: il Signore non guardi i nostri meriti, ma la sua misericordia. Operi per noi ciò che Mosè disse ai figli di Israele: il Signore combatterà in vostra difesa. È Lui che combatte, e quindi è Lui che vincerà, è Lui che ci dà anche la forza.
è lui che riporta la vittoria. E quindi la vittoria è già nostra, possiamo stare certi, sicuri. Però affinché si degni di farlo, noi dobbiamo pregarlo, e dobbiamo pregarlo il più possibile con tutto il cuore. Come è scritto nel Salmo 50, invocami nel giorno della tribolazione e io ti libererò e tu mi darai gloria. Ecco che possiamo vivere la nostra vita, questa esperienza dell'aiuto di Dio che ci viene in soccorso e che compie meraviglie per noi. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima volta.